Opa! Wrestle Match in rischio, arriva presto il mix. La grande Fandango! Fandango! I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Back where I belong, yeah. I never felt so strong, and I'm back, baby. I'm feeling like there's nothing I can't try. Nothing. And if you with me, put yeah. your hands high. Yeah, I've lost a life before. Hey. This one and if you with me, put your hands high. You the dreams feel you rock with the best. Yeah. I'll be on you. I hear the tears of a clown. I hate that song. I always feel like they're talking to me when it comes on. Come on. Another day, another dawn. Salve a tutti, bentornati su Radio NW. Io sono Claudio Fandango Amoroso, qui a fianco a me Fabio Triple H, sono stronzo di vicino. Siamo una settimana. Triple H, Fabio, sono stronzo. Siamo a una settimana da WrestleMania. Ho appena finito questa settimana. Siamo qui da domenica, che è stata WrestleMania. E niente, Fabio, come ti è sembrata questa WrestleMania? È una WrestleMania molto molto bella a livello di match, ma comunque molto, cioè i pronostici sono stati azzeccati tutti, perché è stata davvero banale. A parte un match che avevo dato 50-50 come risultato, che non è Jericho e Fandango, te lo dico, non era quello, era Brock Lesnar e Triple H, che avevo pronosticato Triple H, ma comunque quello è stato l'unico match non banalissimo della card. Per il resto, a parte Ryback e Mark Henry, sono stati tutti i risultati scontati. Voto? 7 giusto per l'organizzazione. No, tutto. Che è stata anche una latrina l'organizzazione. Fatelo che è stata male, cioè, hanno tagliato. Hai capito spazio. Che hanno organizzato? Cioè, ah beh sì, per quello, per il fatto di Schubert. Ma lo sanno che vuol dire latrina? No, latrina in italiano. No, davvero, non è neanche una parolaccia, è italiano, latrina. Beh, tutti quanti una latrina. Pure su The Sims c'è il vaso a terra per pisciare, si chiama latrina, quindi non preoccuparti. The Sims non è un gioco Holka. Salutiamo il creatore di The Sims che ci segue. Allora, iniziamo. No. Vabbè, sì. Preferirei parlare di Ru, lo sai. Sarebbe molto meglio di essere meglio. C'è stata anche una sorpresa, Ru. E... senti, ti volevo richiedere una cosa, ma... richiedere? Richiedere, soprattutto. Che ma diciamola la verità. Perché la... che cosa? Abbiamo... che siamo andati in live con un torrent acceso che mi stava scaricando roba, che non dirò cose a 800 kbps al secondo, quindi non si è sentito un cazzo. Quindi ti devo quindi ti devo richiedere. Ma è chiuso il torrent? Sì, sì. Ti devo richiedere. Vedi, ora stiamo andando a ping 118 ms, prima eravamo a 1000, lo sai? Comunque, ti devo richiedere, guardando anche i fatti di Raw, The Miz, che oggi lo tratteremo come campione o no? Guarda, io ti do una grande soluzione, non lo trattiamo proprio, perché sarebbe una grande cosa. Allora, tra l'altro, no, voglio salutare Michael Cole, che prima abbiamo giocato a WWE 12 e lui fa The Miz is the greatest superstar ever. Quindi? Si vede che è un gioco. Sì, sì. Quindi... prendendo di soluzione la soluzione di Fabio, velocemente diciamo che il pre-show è stato stato un pre-show, fine. Dove Miz ha vinto il titolo intercontinentale portando a 4 la streak di The Miz, ma Raw ha subito perso. Legend never die. No, dico The Miz, Legend never die. Andiamo avanti. Partiamo col primo match, no Fabio, direi. No, so, partiamo. Che è l'apertura. Che è stato il numero 2 sulla scaletta. Perché quando andate il pre-show, soprattutto l'apertura, cioè diciamo non mi aspettavo questo match. Ma sai, la cosa più bella del pre-show era Kofi Kingston che jobbava facendo il giornalista, non The Miz che vince. Jobbava a Dustin Rhodes, che non so che cosa c'ha in fronte, sembra l'imperatore di Star Wars. Salutiamo Darth Sidious, detto anche Benedetto XVI, che ci segue. Oh, stai attento a quello che dici. E tanto si è bugga, ha detto quel poco.
Papa razzista, CM Punk. Andiamo avanti. Il match di apertura è il The Shield contro il trio abbastanza a merda. Voto 6,5. 6,5, sì, anche io. Sarà un bel match, niente, niente di spettacolare, niente, cioè si è lasciato guardare, ottimo opener. È stato fantastico Sheamus che di nuovo entra per prima a WrestleMania, grande streak quella di Sheamus. Soprattutto saluto Seth Rollins che ha fatto amicizia con le barricate del New Jersey. Mamma mia, cioè non è che se l'è baciata di più quella barricata, proprio ha fatto un suicide dive alla CM Punk, però diciamo che con molti metri è andato di molti metri più avanti. Si è ha impattato contro la barricata in maniera madonna. Quindi salutiamolo, non so dove sta il Cardarelli al Pellegrini, comunque ti salutiamo all'incurabile. Allora, piani futuri l'incurabile per, è pronto soccorso, sì. I piani futuri per lo Shield, io che beh, sono i sei piani futuri? I piani futuri per i sei, volevi dire? Per i sei, per i sei. Allora, lo Shield non ho idea. Io dico che lo Shield affronterà il nuovo per i titoli, saranno i primi a vincere i titoli e penso che i titoli li vinceranno Seth Rollins e Dean Ambrose. Seth Rollins e Dean Ambrose. No, a massimo vedere più Dean Ambrose che non vince, perché lo vedo molto... Seth Rollins è il tipo agile, Roman Reigns è il bestione, Dean Ambrose è il capo, cioè sta fuori. Se proprio devono andare per il titolo, cosa che secondo me non succederà, perché non li vedo adatti per andare per il titolo di coppia. Il trio è abbastanza merda, lo sappiamo già cosa stanno facendo questa fight a tre, diciamo. Sì, infatti penso che prevedo un triple threat match. Ma diciamo come è finito il match. Ah sì, Big Show che è ritornato. È ritornato Big Show. Ha ritornato il... E ha fatto vincere lo Shield. Che poi lui non si è mosso. Non è che ha attaccato qualcuno. Non si è mosso. No, però a fine match ha fatto Ma a fine match si può fare due match ai due. A Randy Orton e Sheamus. Soprattutto ora SmackDown c'era il suo handicap match tra Randy Orton e Sheamus contro Big Show. E quindi aspetto che possa esserci. Ma non ne parliamo perché io non l'ho visto. Ma infatti non l'ho visto neanche io. Ah, okay. Dovrà esserci. Cazzo, Fabio, capisci? Ah. Ma è un rumor o c'è stato? No, ci deve essere. C'è stato? Lo sto facendo in questo momento su Sky. Ah, interessante. Quello che ti volevo dire è... Quindi ti aspetti che ci sia un triple threat match Extreme Rules 3-3? Una cosa simile. Anche se Sheamus parla che potrebbe andare a fight out marker. Soprattutto la fazione di Orton in questo match, se ci sarà. Triple threat. Come potrebbe tornare il attaccato Sheamus? No, attaccato Sheamus. Eh sì, nell'handicap match, oppure con facendo come John Cena. Ah, secondo me se attacca Sheamus non frega un cazzo a nessuno, quindi credo che sarà Twitter. Semplicemente questo, se ci sarà questo triple threat. Va bene, allora andiamo avanti. Il match dopo è stato Ryback vs Mark, è il risultato sorprendente. Comunque questo una grande sorpresa di WrestleMania. Grande WrestleMania match moment. Penoso, voto 3. È stato un dito al culo proprio. Salutiamo Sean Waltman, ha sofferto X, molto. Senza pack. Allora, chi ha vinto? L'hai detto? Mark Henry. L'ha devastato Ryback. Cioè, ha vinto in una maniera proprio. Diciamolo come ha vinto. È scivolato su. Ryback voleva fare la Shell Shock, se non sbaglio. E Mark Henry si è fatto pesante, l'ha schiacciato e l'ha. Soprattutto, è la schienata, soprattutto wow. Il finale del dopo match dove Ryback praticamente... Se senti di più la musica di Ryback che quella di Mark Henry poi alla fine del match. Perché l'ha pestato subito dopo e si è sentito Feed Me More. Quindi che cosa... grande WrestleMania moment. Ma ti posso fare una domanda? No. Ea, fammela. Ci tengo, voglio capire se Ryback ha tornato heel. No, perché non lo capisco il personaggio. Visto che non parla mai. Ne parliamo domani. Diciamo che ha tornato Face 2.0 secondo me, come disse non mi ricordo chi. Piani futuri per i due, quindi questo triple threat match. Allora, Mark Henry hanno detto triple threat match, ma chi? No, dico io, mi aspetto che ci sia un triple threat match Extreme Rules per il titolo da WWE tra John Cena, Ryback e Mark Henry. Tendi conto, John Cena, Ryback e Mark Henry nello stesso match. Che merda. Mamma mia, ci dobbiamo buffare di caffè. Stava proprio un dito al culo. No, ma comunque non credo che sia andata per il triple threat. Stavo distruggendo con... non credo che sia andata per il triple threat, sinceramente. Credo che si farà semplicemente Ryback vs John Cena, che non avrà rematch, spero. E via, che questa fai come non fotte un cazzo a nessuno. E Marker, ti ho detto, parlano di Sheamus. Ma farà comunque un match del cazzo. Neanche per il titolo, per qualche titolo minore, qualche quindi fai da così. Ripetiamo i voti. Voto 3 per me.
Andiamo avanti. Il match dopo è stato. Mi sono piaciute le entrate. Non sono saltati gli schermi in aria. Quindi... Senti Fabio, mi puoi dire il prossimo match chi l'ha vinto? A che numero stiamo? A numero? Ah, no. Dobbiamo parlare del forza. Magari se lo dimentico. No, proprio come sta spopolando Fandango, non pensa proprio che lo. Allora, Chris Jericho versus Far Da. Che sta spopolando in tutto il mondo, soprattutto. Ma non lui, non lui. La sua team che è più over di lui, anche la sua ballerina è più over di lui. Chris Jericho versus Fandango, dove vince Fandango? Dove vince, ripetiamo, Fandango, voto 5. No, voto 6, dai, voto 6. Ho detto vince Fandango. No, Fandango, non riesci a dirlo. Comunque voto 6, soprattutto complimenti a Jericho che ha praticamente guidato tutto il match. Ah, lo ti rendi conto che è una merda Fandango. Vittoria di rapina di Fandango. Sì, che è stato un roll up, una cosa un roll up strano che non si è capito. E Jericho l'ha pestato a Ru dopo, ecco. Quindi faida tra di loro, ex in sì, muso, sì. Continua, sì. Match, sì. Va bene. Sì, perché quelli volevano far vincere Jericho, era il primo match di Fandango, lo vogliono lanciare, non poteva perdere assolutamente. Perderà il prossimo match. Salutiamo, spero. Salutiamo il pubblico del New Jersey che mitici Hall of Famer 2014 come disse Ziggler. Hanno mandato over la team di Fandango, ma soprattutto hanno mandato over il mondo, pure Wade Barrett hanno mandato over. Ma soprattutto li salutiamo per i cori che hanno fatto durante il match tra Sheamus e Randy Orton. JBL, Michael Cole, Mike Yoda, Easy W, Randy Savage. Randy Savage. All'improvviso Randy Savage. Ma soprattutto salutiamo Randy Orton che ha dimenticato il promo durante il Raw. Ma andiamo avanti. Io ti apro il culo. Viva Big Show. No, Big Show è mio. Big Show è mio. Vabbè, comunque, vabbè, yeah, vince Fandango. Yeah, andiamo avanti. Dopo 5 c'è il 6, giusto? Sì. Del Rio vs Walker con la sua entrata bellissima che nessuno ha visto. Perché è stata tagliata dalla WWE perché sono degli vabbè, stronzi. Praticamente è finita l'era di Swagger, direi, no? Cioè rimane solo il With the People è finita, sì. Ora ci rimane solamente lo mandare in galera, Mi dispiace solo per Baffo With the People, Moretti. No, ma però lo sai, dissero che Baffo poteva avere un futuro dopo Swagger. Io lo spero perché mi piaceva. Il Swagger non ce ne fotte un cazzo. No, assolutamente no. A me piaceva Swagger perché c'era il Baffo. Ora che non ha più il Baffo. No, davvero, comunque veramente beh, un mese fa che si taglia il baffo, te lo giuro perché ha tornato. Sì, sì, ha tornato più in là ancora. Comunque spero che Devo Colt avrà un futuro dopo Swagger. Swagger invece... il futuro ce l'ha e sta sotto i ponti. Dopo i fatti di Raw, Del Rio andrà contro Ziggler per il rematch, no? Dopo i fatti di Raw, che è successo? Ah, boh, vedremo. Credo di sì, ma giusto per archiviare Del Rio che ha ricevuto, diciamo, molte critiche. Abbiamo dimenticato di parlare del team Hell No contro. T'ho detto io, dopo il 5 c'è il 4, vedi? Davvero, abbiamo parlato del team Hell No. Vabbè, non è che sei. Cioè, tu sei passato dal 3 al 5. Vabbè. Perché devi parlare di Fandango. Ho capito. Vabbè, comunque, prima di Fandango c'è stato questo match costruito un po' a cazzo, diciamo. Bello soprattutto per il bacio tra Ziggler e Jay. No, costruite, dicevo, la fight. No, ah, no, sì, il match. Per il match è stato molto bello, anche se, sì, se è durato poco. Io voto 6 a questo. Io voterei 10 solamente per l'incontro dell'inizio. È stata una cosa fantastica. Ah, il bacio tra Jay e... Io ci ho creduto che quello davvero quello davvero si vendicava. Comunque, Enno vs Zig Team. Vincono gli Enno, giustamente. E voto? Quanto gli hai dato? Io voto 6. 6? Sei. Io 6.5. Sì, se durava cosa di più, davo pure 7. Dal team no, per i piani futuri del team no. Io spero nei Ruthless Scholars. Anche se hanno perso al Raw contro i Thompson Funk senza motivo. Non lo so, io spero nei Ruthless Scholars. Io invece penso che andranno contro lo Shield. Invece, come abbiamo detto per Ziggler, da quello che forse è successo al Raw, non si sa se è successo. No, secondo me incassa Money in the Bank prossimo. Secondo me non incassa ancora. E invece per Chad Gaspard. E chi è? Che c'è? Chad Gaspard. Ah, volevi dire Theo Robinson. Big Ibus. Volevi dire Carlton. E Carlton lo vedo a ballare con Will Smith la canzone degli Apache. Come si chiama? Thumbs Up Jump On It. No, allora, per ora Kent Touch con MCM per ora fa ancora il bodyguard del campione Dolph Ziggler, che non ha incassato, però è campione campione perché ancora è... per qualche mese
Poi non lo so, ci saranno scritte magari pure un match tra i due per il titolo. Che non vincerà. Hai visto che NXT hanno, avrà un avversario molto pericoloso da battere per il titolo, Big E? Brad Maddox. Cioè, quanto dura Brad Maddox sul ring con Big E? Seriamente, ma 3 perché? Secondi? Ma perché? Non lo so. Perché la WWE è scema. Brad Maddox. Quanto dura sul ring? Ma si è autobucato questo Brad Maddox. Non lo so. Comunque quanto dura che partono le scommesse? Io dico 3 secondi. Ma no, non lo so, non mi interessa. Spero che lo taglino tipo l'entrata di Jack Swagg. Andiamo avanti. Dopo il 4 c'è il 7. Punk contro The Undertaker, che viene sempre prima sia in Punk. No, e perché Punk... 21 a 0. 21 sta a sinistra, Undertaker sta a sinistra. Vabbè, comunque. Undertaker vs CM Punk. Se riparte, però comunque Undertaker ha vinto. I Living Color più attivi di Puff Diddy. Fantastici i Living Color. 70 anni a testa, catetere però molto attivo. Col catetere però le corde vocali solo quelle di un tempo. Sì, CM Punk ha avuto questa entrata fighissima. E niente, poi dopo Undertaker ha avuto un'entrata ancora più figa, cioè un'entrata così figa non ce l'aveva dai tempi dell'entrata con i druidi. Con le mani. Match di voto 8. Voto 8. Allora, a me il match è piaciuto, però non so perché, forse per il pubblico che lo vedeva un po' addormentato, non ho sentito l'intensità. Anche. No, in qualche momento, sai, ho quasi pensato che potesse vincere. Comunque, anche io 8, anche se comunque su Zane dicono 9. Anche io 8, è stato uno dei match migliori della serata. Grandissimo Undertaker in forma, in formissima. Sì. Mi devo rimangiare tutto quello che ho detto. Posso dire che per l'ottato è meglio dei due precedenti con Triple H, dei due match precedenti. Allora, tecnicamente cioè nessuno può metterlo in dubbio che è stato migliore. In fatto di intensità, secondo me, vabbè, nessuno batte il match l'anno scorso. Anche perché l'anno scorso io ho pronosticato Triple H tipo al 70%, perché se la streak doveva finire, per me doveva finire l'anno scorso, oppure contro CM Punk, ma non quest'anno con questa faida. Comunque, quanto gli hai dato allora? Io ho 8. Anche io. Piani futuri per il becchino. Salutiamo il tavolo che non si è rotto e ha scassato CM Punk. Confermato, comunque, sei infortunato, hai visto giusto. Volevo sapere i piani futuri per l'Undertaker, che l'abbiamo visto contro lo Shield a Roma, ne parleremo domani. Cosa ne parli? A Extreme Rules non credo, perché su Extreme Rules c'è quello, sulla locandina nella pubblicità c'è quello stronzo di Sheamus. Sinceramente, tu Undertaker e mi pubblicizzi Sheamus, mi sembra una cosa abbastanza impossibile. Punk invece, mi sei di riposo? Allora, Punk a Roma non c'è stato, perché se no prendeva un pop troppo grande dal pubblico, cosa molto sensata. E ci sarà Ro prossimo e credo che dirà che se va a fanculo per un mese. E invece nel ritorno cosa vedi? Brock Lesnar. Payback. Sì, perché coincidono con i tempi. Vincitore? Magari da face, perché quello non si fa vedere per un mese, capito quando torna che succede. Dovrebbe essere così. Vincitore tra Brock Lesnar e CM Punk. Vedremo. Credo sia in Punk. Diciamo, ma che cazzo, Brock Lesnar per di nuovo? Anticipando proprio Lesnar versus Triple H, un gran match a questo prodotto. Allora, io voglio fare una domanda. Che cazzo aveva addosso Triple H? Mi hanno risposto, era ghiaccio finto, che si è levato addosso, che gli ha provocato delusione, non so se hai visto le foto. Quindi la prossima domanda è questa, perché? No, ghiaccio finto, ghiaccio secco. No, ma soprattutto perché Triple H... Ricordi che ci siamo fatti tutte quelle domande, che cazzo ha addosso Triple H? Era ghiaccio secco quello. Praticamente. Mi hanno risposto su Zona Racing per fare fumo, ma il ghiaccio secco addosso alla gente, metti. Sei impazzito? Comunque. The Undertaker ha messo in diretta nazionale americana, ha messo in croce Stone Cold, nessuno ha detto niente, non chiude, te lo dico. Ma che c'entra? Facciamo male, male per male, meglio che si fa male così non mettermi in croce. Volevo dirti, Triple H non si è più ritirato. Cosa? L'abbiamo visto a Raw contro Heath Slater, se non sbaglio. No, sarà SmackDown. Non so cosa ha fatto, perché è stato a SmackDown in questo momento, non so cosa ha fatto sinceramente. Piani futuri, cioè per la prossima WrestleMania? Vabbè, forse sai, Triple H è un po' più attivo rispetto a Undertaker on the Rock. Credo in estate lo vedremo. Invece, non so cosa. Cosa ne pensi di questo jobber miliardario pagato fior di milioni? Sì, è stato uno schifo. Cioè, se Brock è stato la vince. Assolutamente. Cioè, adesso due volte, una volta così, una volta Triple H, una volta ha vinto. Siamo a 2 su 3 che ha perso.
contro Triple H, che proprio non si vuole ritirare perché lui vuole esserci on the road, a ogni Raw. Comunque, bel match. Foto 7. Ah, pure 7.5. Uno dei migliori della serata, sul, sì. Sul piano del tecnico. Miglior match della serata e poi gli dai 7. Hai detto che gli dai 8. Lo sai che gli do 8 perché c'è Punk. Ah, ecco. No, beh, ci ha raccontato una bella storia la Punk Taker, insomma. Sì, ma anche Lesnar vs. Triple H è stato bello, soprattutto il naso sanguinante di Shawn Michaels, mi è piaciuto molto. Invece che... vabbè, come abbiamo detto, Lesnar ci aspettiamo Payback, e invece invece questo segmento che ci doveva essere tra The Rock e Brock Lesnar, che The Rock per uno strappo agli addominali è dovuto tornare a Miami per farsi curare, come se lo sto in un infarto e me ne vado a Milano per che farmi... Però abbiamo visto, è stato curato da quelli della premiere di G.I. Joe, no, Pain and Gain, Sud e Cresci. Che film del cazzo. Salutiamo Mark Wahlberg. Max Payne. che grande film sarà. Cioè, diretto da Michael Bay. Ti rendi conto? The Rock, Mark Wahlberg, Michael Bay nello stesso film, con la bandiera americana sulla locandina. Sarà proprio il massimo del trash. Real America. Lo andremo a vedere. Ci manca solo Birra Moretti. Salutiamo Zeb Coulter. Comunque, Lesnar vs. Triple H, quando hai dato 7.5. No, 7. 7. Io do, ah sì, pure 8, perché mi è piaciuto parecchio. Sarà un match, sai, distruttivo, perché questi due sono due guerrieri. E allora merda in a lifetime, cioè twice in a lifetime, John Cena contro il campione The Rock, vincitore. Niente. The Rock, grande The Rock. No, sei Alain, ha vinto John Cena, io avevo pronosticato The Rock, però alla fine John Cena ha vinto. Non ci posso credere ancora che l'hai pronosticato, l'ho detto pure nel tentativo di prima, ancora non ci posso credere che sia ancora qui. Ma come cazzo fai a pronosticare The Rock? Perché mi aspettavo che magari la Quanto sei poco merda. La bella ci sarebbe stata tra SummerSlam o X in Bruce. Sì, cioè, perché no, SummerSlam X in visto il nuovo Hall of Famer, Booker T, Menevent Extravaganza, ha detto che Triple H The Rock è ancora il contendente numero uno per il titolo. Quindi questa bella, ma la vedremo. Appunto, lui è ancora il contendente numero uno, ma... Intanto prende e fugge e lascia il backstage nel panico, più totale. Ah, fantastico il pubblico che fa... The Rock si è infortunato, quindi è qui. Bullshit. Non so se hai sentito. Booker T, vabbè, giustamente, non era colpa sua. Comunque, Bird in a Lifetime. Voto 7. Ah, sì. No, 7.5, va. Per il risultato scontato, perché sennò sarebbe stato... Il match in sé gli do pure 8.5, perché davvero è stato bello. Ha avuto dei bei momenti, soprattutto la people elbow di John Cena, che ha provato a fare, però poi è poi dopo gli ha fatto è diventato per qualche secondo è diventato proprio Doctor Takanomics o Takanomics. Sembrava, io mo non voglio fare quelli che i complottisti che dicono questo è un chiaro segno del ritorno di Sting, sai, però in quel match io vedevo poi Turner di John Cena, perché le facce incazzate, le facce strunze, quelle you can see me, però poi alla fine c'è stato il match che è stato faticoso, infatti lui ha fatto lo stronzo di tutto il match, non è che si è pentito, l'ho abbracciato, grazie, thank you, si sono abbracciati, The Rock fa certo figliolo e si sono abbracciati. Vedi, come hai visto, The Rock ha lasciato, cioè John Cena ha lasciato il ring a The Rock per i troppi fischi che stava subendo. Sì, ma perché si sapeva, cioè la WWE l'ha detto chiaramente, sono uscite le news, lo sapeva che John Cena avrebbe preso dei fischi assurdi, quindi hanno inventato questa cosa di far andare John Cena prima sullo stage per far partire la sua musica insieme a The Rock. Soprattutto, come vedi, una possibile fine di streak, bello passare la fine? La della streak by John Cena, cioè fatta da John Cena, come no. Vedi il pubblico che allora, reagirebbe, corte la streak, terza guerra mondiale, ACAB. Devono chiamare solo i celerini. Allora, la streak non l'ha conclusa Shawn Michaels, solo l'ha conclusa Triple H, non l'ha conclusa CM Punk, giustamente, quest'anno, secondo me. Non la dovrà, per me è rimasto, vabbè, diciamo due persone che la possono concludere, sono o Brock Lesnar o Sting, li vedo più adatti, se poi si deve concludere, no, questa streak. Più che Sting metterei Kane. Chi? Kane. Fratello. Una cosa familiare. Sarebbe... Dagli applausi comunque finirebbe questa streak. Sì, Kane prenderebbe assolutamente applausi. Chissà, no, è proprio una stronzata, lo sai. Ma i Kane e Undertaker precedenti, che ce ne sono stati parecchio. Più o meno come... Cioè, Triple H ha dato più match a WrestleMania di Kane. No, a WrestleMania in generale, dico. Più o meno come sono finiti? Sempre, quasi sempre con la vittoria del vecchino. Tranne gli ultimi match per il titolo del mondo che ha sempre vinto Kane. Ah, quindi Kane ha battuto Undertaker qualche volta. Alle Survivor Series, alle Elimination Cell.
a Night of Champions. Comunque una news, visto che diciamo la Raw, Brock Lesnar e The Rock dovevano interagire per il prossimo, per il prossimo WrestleMania, che deve essere Brock vs Rock. Qui O Bork sarebbe Brock Lesnar vs Brock Lesnar, arbitro speciale Brock Lesnar Guy, che è stato sia a WrestleMania sia a Raw, grandissimo, Hall of Famer 2014. Comunque, fantastici. Comunque Undertaker disse che se che quello che il contendente del suo ultimo match, vorrei, non si sa se vincitore o perdente, dovrebbe essere Brock Lesnar. Quindi no, l'anno prossimo forse non ci sarà questa fine della streak che tutti pronosticano. Ricordiamo gli sguardi di fuoco dei due sotto California Love di Tupac a 2FC. Un Undertaker sorridente che viene intervistato, poi passa Brock Lesnar e lo guarda male e poi di nuovo sorridente. E mo tornando ai Merlin Lifetime, ah sì, ha vinto John Cena. No, allora è stato un bel match, anche un bel momento finale, devo dire la verità, mi è piaciuto anche se era tutto scontato. No, a me piace questa cosa, siamo passati comunque da The Rock a Ryback, lo sai. Cioè passiamo da Main Event WrestleMania a John Cena contro The Rock. Non abbiamo parlato di Ryback, avevo parlato di Undertaker. No, dico, passiamo da The Rock a Ryback, nel senso come esce John Cena. Ah sì, perché giustamente... Ora partirà la faida bellissima con Ryback Face 2.0. Comunque. Cosa vogliamo dire? Ripende Rock, lo ripetiamo direttamente l'anno prossimo, che in estate? Allora, piano di futuro per The Rock, Hercules. Che sta girando. Affanculo The Rock, sinceramente proprio. Te lo dico col cuore. Senti, stronzo. Volevo farti una domanda prima di chiudere, sento che presto. No, dobbiamo. Questa essere meno in generale, come la giudichi? No, ma io ti volevo fare una domanda. Visto che presto mi porta peggio, una domanda di magia. Magica. Una domanda magica, ma cosa ne pensi di Batista che potrebbe tornare? Che cazzo me frega a me di Batista? Ma statene dove stai, sinceramente. Non mi è mai piaciuto. La notizia, Batista ha ripreso il suo peso forma e chiuso la palestra a Tampa e non è andato più. Cioè, non ha avuto più contatti con la UFC. Ma quello non è mai stato un UFC con Batista? No, sì, ha fatto un match. Non era UFC. Era MMA mixato. Era MMA, ma non era UFC, perché UFC è. Cioè, è la destinazione ultima di un combattente MMA. Era tipo una federazione pezzottissima. È dritto per dritto. Salutavo Mario. No, allora Batista ha fatto quella figura e mentre in quel match mi sembra non ha fatto più niente. Ma è che stiamo parlando di Batista? Non ho fatto un cazzo a nessuno di Batista. Match, allora, WrestleMania tecnicamente rispetto alle WrestleMania nel globalità. Cioè, sì, non c'è stato il WrestleMania moment. Che l'abbiamo avuto a Raw, WrestleMania moment praticamente. Cioè, c'è stato. Guarda, ti posso dire, l'unico WrestleMania moment è stato lo scontatissimo John Cena e The Rock sullo stage con le braccia alzate. Ma no, per niente. Ah, quello doveva essere. È arrivato WrestleMania. Oppure Undertaker che alza il pugno come al solito. Ma sembra una bella scena comunque quello. Sì, è stata una WrestleMania scontata. Oh, bella, per carità. Cioè, non mi viene a dire che ho buttato 15 euro. Che saluto. Che non mi torneranno più. Però è stata scontata. Come match, però, è stata molto buona. Match, il più bel match di questa card che ti è piaciuto? Sono un po' indeciso perché comunque i tre main event sono stati tutti belli, chi per un motivo, chi per un altro. Potrei dire, guarda, Lesnar vs Triple H, che era l'unico che non era. Guarda, siamo stati durante gli ultimi minuti siamo stati azzeccati dalla televisione, cioè Brock Lesnar dentro la Kimura Lock era una cosa assurda, cioè, con quella mano che tremava, grandissimo match per intensità. Siamo in chiusura, signor Amoroso. Vabbè, io volevo dire la mia, secondo me il mio. Siamo in chiusura, infatti, dillo. No, volevo dire che io invece ho preferito, cioè è stato il mio match Lesnar, ma sicuramente se dovessi guardare in futuro uno di questi match sarebbe sicuramente quello di Punk. Sì, bel match, assolutamente. Comunque, noi ci rivediamo domani, ci sentiamo domani e parleremo di questo grandissimo Raw con questi grandi fan. Vero WrestleMania di quest'anno, grandissimo. Con il grande WrestleMania moment. E grande WrestleMania Public, che a WrestleMania è mancato. Ci salutiamo, ci vediamo domani. Ciao ragazzi, da Claudio Fandango e Fabio. E Fabio, Triple H sei uno stronzo, non lo finirò mai di ripetere. Picillo. Bye bye. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic, I win this. So you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning.
Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. Plus, I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid, your boy hold weight. I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the